Siamo con Antonio Palo, figlio di Giovanni, a cui è intitolato questo memorial. Innanzitutto è stato bello vedere per due giorni il Viviani con tutti questi ragazzi che hanno portato a termine un bel torneo. Sono contentissimo prima di tutto per la manifestazione che penso sia riuscita nel miglior dei modi, grazie alla FIGC, alla società sportiva 1919, il Potenza 1919, che mi ha dato una grande mano nell'organizzazione del memorial. E poi è bellissimo vedere tutti i ragazzi che si sono prima di tutto divertiti, perché il calcio prima di tutto è divertimento e dopo viene tutto il resto, le vittorie, i punti e via dicendo. Questo era il nostro motto e quindi sono contentissimo per la riuscita del memorial. Tra l'altro papà Giovanni, che si è dedicato tanti anni al calcio giovanile, e un torneo giovanile è il giusto ricordo per una figura che si è impegnata così tanto in questo sport. Sì, papà era quello che ha sempre fatto, lavorare con i giovani e per i giovani, e quindi era giustissimo organizzare un memorial nel suo nome con i ragazzi per farli crescere e farli confrontare contro realtà importanti, e per fortuna ci stiamo riuscendo e spero di continuare con questo. E da ex calciatore, perché hai giocato tanti anni a calcio, un occhio dal punto di vista tecnico su questo torneo? Si è alzato di molto il livello rispetto alle altre due edizioni. Quest'anno ho visto dei ragazzi molto interessanti, sia da parte della rappresentativa della Basilicata che ha vinto il Memorial, e ho visto delle bellissime individualità, ma anche dalla parte dell'Aquila, del Benevento e del Foggia. Erano delle squadre molto attrezzate e so che hanno fatto anche bene nei rispettivi campionati. Per questo speriamo che il livello diventi sempre più alto, per dare una vetrina a questi giovani e dare una vetrina anche a Potenza, penso che se lo merita. E anche per questo organizzare il prossimo memorial per l'anno prossimo significa anche cercare di creare un percorso importante a rendere il memorial Giovanni Palo un punto di riferimento per il calcio giovanile. Certo, questo è stato il mio obiettivo dall'inizio del memorial, dal primo memorial, e quindi spero che fino alla fine continueremo su questa strada, perché penso che sia la strada giusta, e sperando in qualche aiutino in più, perché comunque è stato molto faticoso e per fare dei memorial così importanti con società importanti ci vuole anche un aiuto importante. Per questo speriamo che l'anno prossimo magari la città e tutto il resto risponda nel miglior dei modi e mi dia una mano per regalare alla città e ai ragazzi di Potenza qualcosa di bello.